Buongiorno amici e seguaci di Due Ruote, al primo appuntamento del 2022 del nostro format Due Ruote Garage. Come potete intuire, oggi parliamo di abbigliamento. Dietro di me troviamo dei manichini ben vestiti e al mio fianco Riccardo Marchetto, responsabile vendite di Clover, una delle aziende più importanti di questo settore. Una realtà che, se andate in moto, senza dubbio già conoscete. Ciao Riccardo. Ciao Pino. E grazie per averci ospitato al Due Ruote Garage e per questa opportunità di spiegare che cos'è la sicurezza nell'abbigliamento. Io direi, Riccardo, vista la vastità dell'argomento, andiamo subito al dunque parlando proprio della sicurezza. Ma se compro una nuova giacca Clover, visto che le abbiamo qua, ma a casa ho un paraschiena di un'altra azienda anche importante, lo posso inserire o è meglio che non lo faccia? Questo è un punto molto importante, anzi ti ringrazio di averlo sottolineato. Al di là che si possa spingere per avere un completo tutto di uno stesso brand, qui si parla proprio di una questione di sicurezza dell'utilizzatore. Come tu vedi, questa sagoma verrà ospitata all'interno della giacca da una stessa sagoma che la racchiude. Pertanto la protezione non avrà modo di muoversi né lateralmente né in verticale e in orizzontale. Cosa succede se utilizziamo su capi nostri delle protezioni diverse o su capi di altri produttori delle nostre protezioni? Queste protezioni potrebbero avere una sagoma diversa, quindi la prima cosa, lampante, magari non entrano proprio e quindi inutile cercare di forzarle. La cosa peggiore è però quando entrano, perché magari in caso di impatto una protezione su una sagoma più larga ha del movimento. Questo movimento può andare a scoprire in caso di impatto delle aree vitali, come appunto la spina dorsale, la parte scapolare che copre il polmone o altre. Un'altra cosa, visto sempre sul paraschiena, perché è un tema poi alla fine molto importante, cioè da preferire un paraschiena come questo con le bretelle e la fascia lombare o un paraschiena invece, diciamo, da inserire all'interno della giacca? Allora, a livello di protezione assoluta sarebbe sempre meglio avere la protezione più vincolata possibile al corpo, ma alcune giacche, soprattutto quelle per moto sportive più corte, non danno la possibilità di ospitare all'interno una protezione a completa lunghezza, quindi anche della parte terminale della schiena. Utilizzare questo tipo di protezione in quelle casistiche lì invece ti dà la possibilità di svincolare la protezione dalla giacca che indossi e quindi di avere sempre il massimo della protezione. Chiaro. C'è anche però da dire un'altra cosa. Okay. La protezione più efficace è quella che usiamo più spesso. Avere però una protezione che venga addossata saltuariamente, quindi solo quando l'utilizzatore ha la percezione che sia necessaria, è un errore gravissimo. E allora a quel punto, Pino, è meglio avere una protezione sempre inserita sulla giacca piuttosto che una protezione che a volte c'è e che a volte non c'è. Che dire ancora? Grazie Riccardo per essere venuto qui. No, grazie a voi per avermi invitato e grazie per aver dato la possibilità a una delle aziende del settore di spiegare alcuni concetti che spesso non arrivano agli utenti finali. Ok, qui da Due Ruote Garage è tutto. Se vi è piaciuto questo video, un like sotto e soprattutto scrivete commenti se avete curiosità. Ciao! Ciao!